di Roma, di questa esperienza, e so che insieme a te ci sono anche tante altre donne che hanno dato un contributo e hanno aiutato te e le tue colleghe a mettere in piedi tutto questo. Come vi Sì, muoverete nel certo. futuro? Quale sarà, diciamo così, la prospettiva di Piano Terra Onlus nei prossimi mesi? Allora, diciamo, noi abbiamo due prospettive. Da un punto di vista istituzionale cercheremo di promuovere il nostro progetto, di promuovere la filosofia di intervento, cioè quella di fare interventi sempre più precoci, perché prima si inizia a lavorare all'inizio di una vita e più è facile poter intercettare delle traiettorie che altrimenti sono segnate dalla povertà, dalla marginalità e altro ancora. Quindi, e questo deve essere una scelta appunto politica, deve essere una scelta di ampio raggio, per cui noi partecipiamo oltre ai tavoli di consultazione cittadini, ad esempio domani siamo a questo grande convegno che si chiama Con i bambini, che è un convegno interdisciplinare, internazionale, dedicato al famoso pediatra Bridgerton, e lì parleremo proprio del nostro progetto e così via. Noi quindi cerchiamo in ogni modo, in ogni dove, di portare avanti questa causa, quella dell'intervento precoce fin dalla primissima infanzia. La seconda cosa che facciamo con tutte le nostre colleghe, a partire dai soci fondatori di Piano Terra, che sono Flaminia Trapani, Ciro Nesci e Alessia Bulgari, quindi a partire da loro tre e poi si riverbera su tutta l'associazione, è quella di promuovere la sostenibilità di questo progetto, quindi chiedere a voi che ad esempio che fate parte dei media e che ci state ospitando questa mattina, per noi è un momento molto importante per poter parlare a un pubblico del nostro progetto, sensibilizzarlo, invitarlo ad esempio a andare sul nostro sito, ma anche ad approfondire i temi che trattiamo. E questo può essere veramente la cosa che fa la differenza, cioè una doppia tenaglia. Ricordaci il vostro sito, così ti Il diamo una nostro mano. sito. Grazie mille. Allora, il nostro sito è www.pianoterra.net. C'è una sezione dedicata alla valigia maternità, che è il sostegno materiale che diamo alle famiglie in difficoltà, oltre ad un accompagnamento alla genitorialità e ad un accompagnamento, diciamo, dal punto di vista educativo e sociosanitario. Elisa, noi ti ringraziamo e speriamo, diciamo così, di esservi stati utili in qualche modo. Naturalmente la radio resta a vostra disposizione, la puntata la potete riascoltare e quindi puoi fare un lavoro di promozione con lo spazio che vi abbiamo dedicato e da parte mia personalmente, ma credo anche da parte di Giorgio Garra e Alessandro Cozza, un ringraziamento per il lavoro che fate in un quartiere a volte molto complicato come quello di Tor Sapienza. In bocca al lupo, Elisa. Buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, grazie mille, grazie, buona giornata a A tutti. voi. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email dove potete scriverci: roma@testaalta@gmail.com. Ma anche il nostro numero WhatsApp con il quale è possibile interagire durante la puntata, che è 320 6922 565. Scriveteci e parliamo insieme. E adesso ci ascoltiamo in Litfiba con Il mio corpo che cambia.
c'è questa sensazione. È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È una strana sensazione in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia. Eccoci e bentornati. Io avevo proposto, dopo aver sentito Elisa che ci raccontava dell'associazione Mille Giorni, di partire con Mille Giorni di Mie di Te, che ma mi sembrava che la canzone fosse proprio appropriata. Lo splendido, è lo splendido, no, esattamente. Splendida. Però volevo dire anche una cosa, perché Giorgio prima ci raccontava e ci sottolineava questa, no, origine calabrese. Diciamo che dal nostro numero WhatsApp saluto i compagni calabresi che ci hanno scritto, li salutiamo, ci stanno ascoltando, e certo, perché tu li prendi in giro, ma loro ci sono, ci ascoltano e Bastori. Contribuiscono e noi li salutiamo. Ciao ragazzi, buona giornata. E naturalmente ti hanno anche scritto, hanno scritto al 320-6922-565, perché Giorgio dimentica la dimensione, diciamo così, nazionale e internazionale delle radio online. Ma soprattutto dimentica la capacità e la portata di influenza dei calabresi in tutta Italia, ma diciamo le cose, non si rende conto. Ma tutti dalla Sila? Tutti dalla Sila, che attraverso lui è invidioso di una regione che ha sia la montagna che il mare, esattamente, esattamente. Gli piace la collina. Ma tutti, quindi tutti dalla via di mezzo, né carne né pesce. Ma nei agriturismi, no, io esatto, io preferisco Frascati, queste zone. Sì, intanto Frascati a Roma Sud, lì ci abito io, quindi non che hai l'esclusiva. Dalla discesa infatti, del quadrato in poi metto la tassa. Lo sai che tra l'altro stavo pensando proprio a questo, perché noi tre copriamo bene casualmente, copriamo bene la città. Io mi copro, io vengo da Roma Nord, Erika sta a Roma Sud e Giorgio fa un po' lo scicchezzoso, facciamo, del centro città, e devo dire che funziona. Hai presente il logo dell'AMA? Con la manina, cioè, noi copriamo tutto. E comunque scicchettoso per scicchettoso torna agli onori della cronaca questa diciamo capacità dei nostri VIP romani di tornare protagonisti attraverso, diciamo, la pulizia della città. L'ultimo caso è quello di Michele Placido. Placido, esattamente, che fa volantinaggio addirittura contro il degrado e dichiara in un articolo del Messaggero a firma di Rosalba Emiliozzi: il centro è una discarica. E a me, diciamo così, questa notizia fa fare il paio con quanto dichiarato ieri da alcuni deputati che probabilmente non abitano a Roma e non sono di Roma, che dicevano che in realtà Roma è pulita. Io non ho capito o qui c'è una schizofrenia generale su città pulita, città sporca, oppure abbiamo il mondo dei VIP che è completamente andato fuori di testa e pulisce ciò che è pulito. Non ho capito. Tra l'altro Michele Placido non era neanche da solo, perché qualche giorno fa qualcuno ha postato su Facebook la foto di De Gregori che con la sua giacca e il suo cappelletto, in maniera assolutamente autonoma, rastrello alla mano, stava pulendo il parco probabilmente sotto casa. E devo dire che il fatto che questi personaggi famosi, insomma, che chiunque passa per strada riconosce, facciano questo tipo di lavoro in silenzio, senza per forza mettersi alla ribalta della cronaca, fa onore a loro e in qualche modo sottolinea il fatto che forse questi deputati, come dicevi tu, probabilmente
veramente tanto romani non sono. No, oppure frequentano solo alcune zone di Roma, perché poi è tornato protagonista anche Alessandro Gassman, che io mi ero permessa, diciamo così, un po' di canzonare all'inizio dell'anno scorso. Carlo Verdone anche ha preso una posizione, Nancy Brilli, insomma. Ma lo stesso Amendola città... qualche tempo fa sì, disse. No, Amendola addirittura ha fatto di più, se mi posso permettere. Poi ho, diciamo così, una particolare affezione per Giorgio Amendola, la sua romanità, i Cesaroni, insomma, un personaggio che a cui voglio bene. Che comunque bene. È sempre Claudio, ma va bene Claudio, anche Giorgio. Giorgio, voglio... come Claudio, ho chiamato? Giorgio l'hai chiamato. Giorgio Amendola? Sì. Ho sbagliato. Per fortuna c'è l'affezione. Amendola. No, però, diciamo, Claudio è andato oltre Claudio Amendola, perché addirittura ha chiesto scusa per aver creduto alle cosiddette false notizie che girano in rete di essere stato anche lui tra i protagonisti della diffusione delle stesse. Però posso dire una cosa? Allora, io stesso faccio spesso queste operazioni di pulizia autonoma, volontaria della città, però c'è da fare una riflessione qui. Allora, noi siamo nella capitale di un paese, ok? Abbiamo le tasse più alte d'Italia e quindi qui sorge un dubbio. Allora, le nostre tasse che paghiamo dove vanno a finire se poi la città è sporca e non abbiamo un ritorno così dei soldi investiti? Ah, tu mi fai proprio il ragionamento basic. Io pago le tasse, pago pretendo. Ah, vabbè, questo scusami, è il ragionamento basic. No, da una parte è anche giusto, no? Perché uno paga per un servizio che non ha. Servizio lo pretende. Dall'altra però è anche lodevole però, Giorgio, che alcuni cittadini si adoperino per una città, diciamo, un po' più decorosa. Cittadini, associazioni, ce ne sono tanti, fortunatamente. Adesso noi facciamo il caso, no, delle persone note, però sono tanti in città, diciamo, ad adoperarsi per la qualità della vita nei propri quartieri. Quello che un po' a me sconvolge è la negazione della realtà, e quindi torno a quello su cui si è scusato anche Claudio Amendola, cioè il dare una rappresentazione che non è quella della realtà. Roma sta vivendo una fase di declino, o tutti noi collaboriamo, diciamo, ad un suo rinascimento, ad un suo chiamiamolo nuovo umanesimo, oppure io credo che la capitale d'Italia sta facendo una figura barbina. Tra l'altro basta andare sulla pagina Facebook di Giorgio e guardare tutte le foto che lui posta della nostra città per renderci conto, insomma, di quello stato. Dello stato. Grazie Giorgio per il tuo servizio pubblico, no, che svolge però poi tutto in centro. Però attenzione, tutto vabbè, ognuno copre la sua zona. La sua zona. Però poi insomma, dispiace, perché poi in fin dei conti il sentimento è quello appunto del dispiacere, vedere che ci sono dei personaggi che dovrebbero, anche se vabbè, poi ognuno la pensa come vuole, ma ci sono dei personaggi che dovrebbero rappresentarci a livello nazionale, e noi sentiamo dire Roma è pulita, finalmente è cambiato tutto, i guai sono passati. Allora, appunto, come dicevi tu Erika, allora, o viviamo realtà diverse, cioè uno vede sporco, uno vede pulito, ma voglio dire, non sono realtà obiettive, oppure qualcuno mente, cioè mettiamoci d'accordo. Guarda, io credo che ci sia, diciamo così, un po' la mistificazione della realtà. C'è una bellissima rubrica sul Messaggero che è fatta da Pietro Piovani, che diciamo scherza oggi sulla presenza dei topi a Roma, no? Io a volte scherzo anche sulla mia pagina Facebook dicendo benvenuti a Topolinia, così, perché obiettivamente la presenza del topo senza vergogna nelle strade di Roma, diciamo, è evidente. Io non è per criticare, peraltro un paio di settimane fa nello stesso consiglio comunale, dove doveva passare una delibera per avviare la derattizzazione della città, la delibera è stata ritirata perché c'era un errore nella scrittura stessa. Quindi nella rubrichina che fa Pietro Piovani sul Messaggero stamattina c'è: a Roma milioni di topi, meno male, potevano essere miliardi, nel senso che ormai anche la città, diciamo, sta ridendo su quelle che sono le sue debolezze. Ho capito, però un po' come quando comincia ad essere un po' grave, no? Lì l'altro giorno un cittadino di Re di Roma ha mandato un video dove appunto i topi scorazzano anche in pieno giorno a Castel Sant'Angelo. Io non so da quant'è che voi non andate, i topi sono proprio una compagnia. Beh, anche in via Veneto,
Guarda, passeggiano serenamente, passeggiano serenamente in mezzo alle persone, non hanno neanche, non hanno neanche più paura. E poi c'è stato anche il caso della sede municipale di Piazza Sempione del terzo municipio. Insomma, c'è un tema di spazzatura, c'è un tema di pulizia, c'è un tema, secondo me, più generale di rinascita della città di Roma. Quindi io